Covid Hospital, parla Florenzano, le criticità devono essere superate nelle prossime ore, il report di quanto accaduto sulla scrivania del commissario Toma, ma intanto il Molise è l'unica regione a non avere una struttura dedicata personale, il DG Aserem annuncia accordo con il San Pio di Benevento per medici pediatri. Non sono l'uomo di Toma, semmai chi oggi lo rinnega, ieri ha contribuito alla sua elezione. Mi sento in realtà l'uomo di tutti gli Isernini, prima uscita pubblica di Gabriele Melogli dopo l'investitura candidato sindaco. Intanto Barbato e Di Pasquale della Lega appoggiano Tedeschi. Tanti over 12 in fila al Palairino di Termoli per vacciniamoci, 1000 dosi a disposizione senza prenotazione. Grande successo dell'iniziativa organizzata da Aserem e associazioni di volontariato. Coronavirus, Molise meglio di altre regioni, il dato sull'incidenza di casi Covid è il più basso d'Italia. Il monito di Rezza, aumentano le ospedalizzazioni, bisogna fare attenzione. Anche in Molise è stato celebrato il 30° anniversario dell'ADMO, l'associazione donatori di midollo osseo punta ad accrescere il numero dei volontari e ricorda a tutti come un piccolo gesto può ridare speranza e vita. Calcio Lega Pro, Campobasso carico per la prima di campionato, domani sera i lupi di scena al Partenio di Avellino, Cudini ambizioso, rosso-blu senza paura. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione e tante notizie nel telegiornale in apertura. Che fine ha fatto il Covid Hospital? Lo abbiamo chiesto al direttore generale dell'Aserem Oreste Florenzano, che ai nostri microfoni ha detto le criticità devono essere superate. Nelle prossime ore il report di quanto accaduto finirà sulla scrivania del commissario Toma, ma intanto il Molise è l'unica regione a non avere una struttura dedicata. Sentite. L'opera è solo sulla carta e presenta criticità insormontabili, a meno che non si faccia sintesi, ma subito, evitando il classico scarica barile, è colpa di Roma, è colpa dell'Aserem, è colpa della ditta che avrebbe dovuto prendere in carico i lavori, è colpa del progettista che ha progettato male. Il tempo, intanto, è ampiamente scaduto e il Molise è l'unica regione a non avere un Covid Hospital a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia. Per il nuovo commissario Toma, il progetto della torre ex hospice del Cardarelli va rivisto, rimodulato perché costa troppo e perché ora, ha detto, abbiamo 26 posti di terapia intensiva nei moduli. Per questo il governatore ha chiesto una relazione dettagliata al direttore generale dell'Aserem, Oreste Florenzano. Il report è quasi concluso e nei prossimi giorni finirà sul tavolo del presidente della regione. Noi abbiamo una interlocuzione con il nuovo commissario, appunto col presidente della regione, al quale in questi giorni farò una relazione dettagliata su tutta la vicenda, quindi quando è nata, con l'affidamento dell'incarico al progettista, al validatore del progetto e poi con le interlocuzioni che abbiamo avuto sia con la ditta che deve effettuare le opere, sia con il delegato del generale Figliuolo, il colonnello De Santis, che è venuto qui in Molise. Abbiamo fatto una riunione insieme, poi anche io mi sono recato a Roma proprio per interloquire con lui. Ci sono delle situazioni che devono essere superate e insieme al presidente commissario mi auguro che riusciremo a farlo. A proposito dei moduli esterni al Cardarelli, sono lì, ma dentro non c'è nessuno, né medici né pazienti, e la carenza di personale è al momento la criticità maggiore di un settore, quello sanitario, che fa una fatica enorme. Stiamo effettuando ulteriori concorsi, perché la criticità che noi abbiamo è sempre quella del personale. A breve, in settimana, vi farò un report definitivo di tutte le operazioni concorsuali che abbiamo fatto e di tutti i reclutamenti che abbiamo fatto. Le dico che ieri ho firmato la delibera per l'ulteriore ennesimo concorso per 7 posti di medico di anestesia e rianimazione. E quindi noi continuiamo nella ricerca del personale, continuiamo nel fare anche delle convenzioni con altre aziende, concluso quella per i pediatri sempre nella giornata di ieri con l'azienda San Pio di Benevento.
e non ci fermiamo un attimo. Il lavoro è complesso, ci vede coinvolti su tanti fronti, quello delle vaccinazioni, quello delle ospedalizzazioni e quello della ristrutturazione di questa, di tutte le strutture ospedaliere regionali. Stiamo lavorando a 360 gradi. Difficoltà, ritardi, inefficienze che saranno oggetto di una prossima trasmissione di report con Sigfrido Ranucci, che ha deciso di vederci chiaro. Il DG Asrem a Teleregione dichiara che non ha nulla da temere. Io non sono mai preoccupato perché sono, innanzitutto per abitudine, se no non potrei fare questo lavoro, ma soprattutto sono sereno perché noi lavoriamo, tutta la mia squadra lavora 24 ore su 24 e quando tu sei sereno per le cose che hai svolto, alla fine non hai preoccupazioni, tutto è perfettibile, tutto può essere fatto meglio, ma vi assicuro che per poter giudicare e valutare bisogna avere le mani al lavoro e quindi bisogna capire quali sono i problemi che sorgono quando si devono fare le cose, quindi no, sono molto sereno. La politica, le amministrative, Isernia al voto, prima uscita pubblica questa mattina di Gabriele Melogli dopo l'investitura a candidato sindaco. Non sono l'uomo di Toma, semmai chi oggi lo rinnega, ieri ha contribuito alla sua elezione, ha detto. Mi sento in realtà l'uomo di tutti gli isernini, il suo programma elettorale coincide con i suoi sogni nel cassetto e lui vuole condividere con la città questa sfera onirica. Lo ha intervistato Nicola De Santis, sentite. Una teleferica da via Giovanni XXIII al Paleolitico, un parco fluviale che comprenda Sordo e Carpino. Ed ancora Isernia città termale grazie all'acqua solfurea, il sogno di completare l'auditorium, affinché il capoluogo pentro divenga attrattivo per centinaia di migliaia di turisti. Perché per Melogli far atterrare un insediamento industriale a Isernia sarebbe dispendioso ed anacronistico. Il territorio già offre ciò di cui l'uomo ha bisogno. Alla prima conferenza stampa da candidato sindaco, l'avvocato apre il cassetto dei sogni per condividere con gli isernini la sua sfera onirica. Aver superato 74 primavere è un problema meramente anagrafico, perché lui sente di possedere lo spirito di un ragazzino. Ovviamente durante la conferenza stampa non potevano mancare riferimenti alla situazione politica che si è determinata in città. Ma il centrodestra spaccato non è proprio così, perché in effetti quasi tutto il centrodestra sta diciamo, con noi, con me, c'è soltanto una parte di Fratelli d'Italia, ma quelli si chiamano Fratelli d'Italia perché sono più di uno, poi questo è il problema, uno dei tre Fratelli d'Italia diciamo sta con me, gli altri due stanno da un'altra parte, ma c'era un famoso avvocato isernino che quando parlava dei fratelli che dovevano dividersi l'eredità diceva più che nemici erano fratelli. Cosa vuol dire agli isernini? Voglio dire che praticamente sono tornato di nuovo sulla scena politica perché ho ceduto alle varie richieste che provenivano da vari ambienti della politica di centrodestra, per cui alla fine, siccome ho immaginato che potesse essere un momento di sintesi tra i tanti candidati che aspiravano appunto a questo incarico, diciamo che ho accettato per questo motivo. Si sente l'uomo da battere di questa tornata elettorale? No, le tornate elettorali sono sempre, si parte tutti quanti dalla stessa, da zero, diciamo. E sono i cittadini che decidono, io non mi sento l'uomo da battere nel modo più assoluto. Su cosa punterà in campagna elettorale? Io penso che dobbiamo puntare innanzitutto sul turismo. Poi dobbiamo valorizzare le infrastrutture e le strutture che abbiamo, poi l'ambiente soprattutto e l'università. Queste sono le quattro direttrici nelle quali ci muoveremo. Tutto questo sarà possibile farlo soltanto se riusciremo ad avere i fondi necessari, e in questo momento probabilmente ci sono perché dovrebbero arrivare i fondi europei qui anche a Isernia, ma soprattutto la prima cosa da fare è rimettere in moto la pianta organica del comune, perché il vero motivo per cui non si riesce a fare quasi nulla a Isernia è proprio questo, cioè che praticamente c'è una pianta organica proprio assolutamente insufficiente. Nella faretra dei suoi avversari due frecce avvelenate, continuità con D'Apollonio, continuità con Toma. Che scudo
utilizzerà per difendersi. Allora, io del presidente Toma non ho neanche il numero di telefono, giusto per, ci sono altri che lo hanno scelto, lo hanno portato al livello nel quale si trova e adesso sono da un'altra parte, ma nel modo più assoluto non sono l'uomo di Toma, sono l'uomo della città di Isernia, rappresento i cittadini di Isernia. Per quanto riguarda da Bollonio, ci sono degli assessori che hanno pensato di candidarsi con questa parte politica anziché con l'altra parte. Per me è un valore aggiunto per un motivo semplicissimo, perché l'amministrazione potrà beneficiare dell'esperienza e delle informazioni che ti possono dare gli assessori che facevano parte di una giunta precedente. Restiamo sulle amministrative di Isernia. Irma Barbato e Gianluca Di Pasquale, consiglieri comunali a Isernia della Lega, aderiscono al gruppo elettorale del candidato sindaco Cosmo Tedeschi. Irma e Gianluca hanno deciso di sostenere direttamente con convinzione e impegno il mio programma elettorale, che già conta del sostegno di Michele Iorio e del partito di Fratelli d'Italia, ha proseguito Tedeschi. Siamo felici di avere con noi amministratori che condividono i nostri valori, ha aggiunto. Oggi la famiglia cresce anche sotto il profilo della professionalità e competenza, riprova ulteriore della bontà del percorso politico che da tempo abbiamo intrapreso. Stiamo lavorando per la città, per farla risvegliare dal torpore di questi ultimi anni. Vogliamo restituire ai cittadini l'orgoglio della loro storia e delle loro grandi potenzialità. Vogliamo fare di Isernia un simbolo di buon governo, ha concluso Cosmo Tedeschi. Benvenuti quindi ai consiglieri Barbato e Di Pasquale, ha concluso l'imprenditore isernino. E sulla vicenda del centrodestra, che si è di fatto spaccato in due, si è espresso Fratelli d'Italia, il circolo di Venafro che è guidato dall'ex consigliere regionale Massimiliano Scarabeo. No è alle accozzaglie, sì alla buona gestione della res pubblica, dice Scarabeo. Fratelli d'Italia non ha mai nascosto la propria insofferenza, non solo verso l'approssimazione che contraddistingue i principali attori della politica regionale, che decidono anche le sorti delle città, ma ha da sempre sostenuto la cattiva conduzione della cosa pubblica, di cui la gestione del Covid-19 e l'assenza di un centro Covid dedicato sono ormai l'emblema. Per questo motivo condividiamo appieno la decisione del partito di distinguersi da quella cozzaglia di gente legata più spesso da interessi economico-elettorali che dalla passione per la res pubblica. Cambiamo argomento, grandi numeri oggi per Vacciniamoci a Termoli al Palairino, tanti over 12, il servizio con all'interno le dichiarazioni, con le interviste, le dichiarazioni delle persone che si sono recate sul posto per essere vaccinate, interviste realizzate dal collega Emanuele Bracone, sentite. Dopo Campobasso e Venafro, anche Termoli risponde presente. Grande successo oggi per l'Open Day al Palairino. Dalle 8 alle 20 somministrate 1000 dosi di vaccino. Organizzazione perfetta, 3 le file previste, prima dose, seconda dose e minorenni. Il settore con maggiori presenze è stato proprio quest'ultimo, a dimostrazione che anche gli over 12 vogliono mettersi in sicurezza e proteggere i loro cari. La seconda dose. Sembra tutto a posto, perché comunque ho visto che da quando c'è la campagna vaccinale anche i casi sono diminuiti, gli ospedali sono più vuoti. Secondo me è l'unica soluzione per combattere il Covid. Dobbiamo dare un po' più fiducia agli scienziati, a questi studi, ai medici. Io ci credo. E oggi ha approfittato di questo Open Day per fare la seconda dose senza aspettare le date di richiamo? Ero fuori per lavoro, quindi sono arrivato oggi, però comunque ne avrei approfittato. Infatti anche a chi ancora lo fa, vi ho detto, vedi che oggi senza prenotazione puoi andare a fare il vaccino. Invito tutti coloro che hanno paura, perché la paura sicuramente non sconvince questo virus, lo sconvince soltanto, ecco qui, vaccinandosi. È quello che l'invito che faccio un pochettino a tutti coloro che oggi, diciamo, ancora hanno questa minima paura. Le paure non sconvincono, sconvincono il vaccino.
questo. Ho accompagnato volentieri mio figlio, noi ci siamo subito vaccinati. È il modo più pratico per poter ritornare alla normalità. Sono tranquillo, è giusto vaccinarsi perché così, ogni vaccino è così. Cioè si ha paura, ansia, tutti hanno effetti collaterali, poi c'è dipende dal sistema immunitario di ogni persona. Nella comitiva degli amici che frequenti, quanti sono vaccinati e quanti invece sono riluttanti? Sono tutti, non c'è nessuno contrario al Covid, cioè al vaccino, quasi tutti se lo sono fatti. A me mi è stato sempre dagli amici e così conoscendo il paese di andare a fare sto cavolo di vaccinazione. Sono venuto qua, dice che oggi cosa lì, me l'ha detto anche un dottore, un cardiologo, ieri, e sono venuto. Gli ho fatto presente, io sono, siccome lì vanno, chiedono se sei residente o non residente, io sono scritto all'AIRE, cioè sto all'estero, sì, va bene, lo fanno. Vengo qui a riempire cosa lì, no, non se lo fanno. Ma insomma, ma che è sto casino? Primo, secondo, perché non lo fanno al paese i medici che ci sono al paese, bello, piano piano, senza fare questa storia qua? Costanzo Della Porta, un sindaco del comune del Basso Molise, sindaco di San Giacomo, qui per accompagnare la figlia a fare il vaccino, ci crede? Assolutamente, noi siamo tutti vaccinati in famiglia, dai miei genitori a noi, e la bambina, la ragazza, oggi fa la seconda dose di Pfizer. Come sta andando la vaccinazione come adesioni nella comunità di San Giacomo? Altissima a San Giacomo, come credo in tutto il Basso Molise, ma abbiamo raggiunto sicuramente l'immunità di gregge. Speriamo di continuare così. Io vedo tanta risposta da parte dei sangiacomesi di tutte le fasce di età. L'evento organizzato da ASREM in collaborazione con il comune di Termoli e le tante associazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di dare supporto all'iniziativa. Siamo qui al Palerino con Silvestro Belpulsi in rappresentanza del Lions Club Tifernus. Che ci fate qui? Beh, noi siamo stati coinvolti in questa importantissima missione e quindi siamo felicissimi di dare il nostro contributo per questa giustissima causa. A loro va il mio ringraziamento per la grande collaborazione, ha commentato il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano, presente a Termoli e visibilmente soddisfatto per l'ottimo risultato ottenuto. Il vaccino, ha spiegato, è la migliore arma per arginare la pandemia e cercare di prepararsi all'autunno con maggiore sicurezza. Coronavirus Molise meglio di altre regioni, il dato sull'incidenza di casi Covid è il più basso d'Italia. Il quadro generale, nelle parole di Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute. Sentite. Molise meglio delle altre regioni con l'incidenza di nuovi casi a 7 giorni a 22,6 nella settimana 20-26 agosto, il dato più basso in Italia, ben al di sotto della media nazionale di 77. Questo non toglie la preoccupazione per l'aumento dei casi, l'occupazione di posti letto ordinari è al 4,5%, la media italiana è del 7,1%, quella di posti di terapia intensiva al 2,6, la media è del 5%, lontano dalle percentuali del 15 e del 10 che fanno scattare il passaggio in zona gialla. I dati relativi all'intera penisola sono invece affidati a Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione del Ministero della Salute. Cresce ancora, anche se di poco, l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese. Questa settimana si fissa intorno a 77 casi per 100.000 abitanti, mentre tende leggermente a diminuire l'RT, ovvero l'indice di trasmissione, che è ora intorno a 1,01, quindi di poco proprio al di sopra dell'unità. Aumenta purtroppo il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente intorno al 7,1 e al 5,4%, e alcune regioni si stanno avvicinando alla soglia critica, addirittura la Sicilia l'ha superata. Data la situazione, è importante continuare con grande intensità la campagna di vaccinazione e continuare anche a mantenere dei comportamenti individuali che siano ispirati alla prudenza.
Allora parliamo di cultura, 10 personaggi, 10 palazzi, 10 storie. È l'ultima idea dell'artista campobassana Rosa Socci. L'abbiamo intervistata questa mattina. 10 personaggi per realizzare un film. Sentite. Rosa Socci, 10 personaggi, 10 palazzi, 10 storie. Un'idea davvero molto interessante. Ma come le è venuta? E nel particolare di cosa si tratta? Praticamente sono stata contattata da un regista per promuovere il Molise in una forma diversa. Cioè, teniamo presenti, per carità, i prodotti della terra, quindi il latte, i prodotti di sottobosco, il grano, vanno benissimo. Però nel Molise ci sono stati dei personaggi veramente importanti. Il Molise è stato foriero di personaggi geniali. E allora ho pensato che 5 donne, 5 uomini, nei loro palazzi e con le loro storie, era giusto farli conoscere in un modo diverso, ma anche in un modo nuovo, ma anche farli conoscere, perché alcuni di loro non sono proprio conosciuti nemmeno dai molisani stessi. Il casting è già iniziato, sarà lungo, a che punto siamo? Il casting è già completo perché io ho adottato un metodo molto particolare, cioè in realtà io ho conosciuto persone, le ho fatte parlare, abbiamo parlato, ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso tante cose, loro non sapevano che in quel momento erano esaminati per interpretare quel personaggio, loro non lo sapevano, l'hanno saputo dopo, perché dopo sono stati informati in questi giorni che avrebbero interpretato il personaggio che io stavo scegliendo per loro. Mi mancano solo 2 figure femminili sulle quali sono indecisa, però per il resto è già completo. Anticipazioni non possiamo fare, tempistica però, il lavoro quando verrà concluso? Il lavoro è molto importante e molto difficile, perché bisogna entrare in 10 palazzi del Molise, e che non è facile, però alla fine insomma abbiamo già contatti e la storia inizia col fumetto, il fumetto poi si personalizza nella figura reale. Per cui insomma c'è un lavoro molto particolare, però i tecnici della luce, dell'immagine, del suono, il regista stesso sono veramente incredibili, per cui sarà un lavoro difficile però bello. Chiaramente in un anno io credo che riusciremo a coprire questo film, perché poi è un film, sarà un film con un finale musicale, perché 2 di questi personaggi hanno avuto una storia d'amore, per cui loro 2 poi finiranno con questo canto. Spero di poterlo terminare proprio da oggi a un anno, perché è da aprile che io ci lavoro, non è da oggi. L'altro ieri l'ho pubblicizzato in forma divertente, ma in realtà è dal mese di aprile, quindi speriamo che insomma per la fine dell'estate prossima il film potrà uscire. E dopo l'intervista abbiamo avuto qualche anticipazione. Bene, vi sveliamo 2 personaggi protagonisti del film. Si tratta di Edvige Marinelli di Agnone e di Giuseppe Zurlo di Bananello. Per tutti gli altri ovviamente toccherà attendere. E anche in Molise è stato celebrato il 30° anniversario dell'ADMO, l'Associazione Donatori di Midollo Osseo punta ad accrescere il numero dei volontari e ricorda a tutti come un piccolo gesto può salvare una vita umana. Andrea Bertolo, sentite. L'ADMO compie 30 anni, la Federazione Italiana di Midollo Osseo festeggia questo importante traguardo in tutte le regioni della penisola, Molise compreso. Un lavoro importante che nel tempo ha assunto sempre più valore nell'informare la popolazione sulla possibilità di combattere attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo le leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre neoplasie del sangue. Per coloro che non hanno un donatore consanguigno, infatti, la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all'esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali sono già note le caratteristiche genetiche. Per questo è importante celebrare tale giornata, con l'obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili a diventare donatori e salvare così vite umane. La speranza, hanno spiegato i responsabili di ADMO Molise, è che anche nella nostra
regione possa aumentare il numero di volontari, ricordando che un piccolo gesto può ridare speranza e vita. Ricordiamoci, un piccolo gesto può ridare la speranza di vita. Auguri a tutti! Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Il meteo è presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Previsioni del tempo per domenica 29 agosto, pressioni medio-alte abbracciano la regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, venti deboli, mare mosso, queste le temperature nel dettaglio, Campobasso minima 12, massima 24, Isernia minima 13, massima 28, Termoli minima 18, massima 23, Menafro minima 14, massima 25 gradi. Il meteo è stato presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Davvero tutto per questa edizione. Ora linea alla regia consigli per gli acquisti. Tra pochissimo la pagina sportiva. Ci occuperemo del Campobasso domani, il giorno tanto atteso, l'esordio nel campionato di Lega Pro. Parleremo anche di calcio di eccellenza con l'Olimpia Agnonese, che ha scelto un duo davvero sensazionale per ripartire. A tra poco. Lo sport, il calcio di Lega Pro, domani prima giornata di campionato, esordio per il Campobasso alle 20:30 al Partenio di Avellino. Oggi la rifinitura dei ragazzi di Cudini a Vinchiaturo, poi domani la partenza alle ore 15:30 per Avellino. Cudini può contare su tutti gli elementi. Out c'è solo Ladu, che ne avrà per un po'. In attacco Ballottaggio, Rossetti, Parigi, Bontà ancora non al meglio della condizione, partirà dalla panchina. 4-3-3 il modulo, questa la probabile formazione: Raccichini in porta, dietro da destra a sinistra Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan, in mediana Necci, Candellori e Giunta, in attacco Emmausso, Rossetti, l'alternativa è Parigi e Liguori. Al seguito dei lupi, 250 tifosi rossoblu sono stati tutti venduti, infatti i tagliandi disponibili. In bocca al lupo al Campobasso. Ed ora il calcio di eccellenza, dicevamo, dell'Olimpia Agnonese, che riparte con una coppia sensazionale composta da Michele D'Ambrosio e da Antonio Dell'Oglio. In due fanno quasi 1000 partite sui campi di A, B, C1, C2 e Serie D, tante promozioni, piazze blasonate, una finale di Coppa UEFA e poi Baggio, Maradona e molto, molto ancora. Quello che vedete nello scatto era il tecnico Michele D'Ambrosio, che con Antonio Dell'Oglio, come dicevamo, guiderà i Granata. Avranno il compito i due di riaccendere il motore dell'Olimpia Agnonese, realtà che conoscono bene visti i trascorsi in Alto Molise. Nei giorni scorsi sono stati avvistati sul rettangolo del Civitelle, dove con umiltà, dedizione e la consapevolezza di un budget risicatissimo hanno deciso di far crescere i giovani che sono in rosa, per lo più sconosciuti. Una vera e propria sfida scommessa quella che attende dunque la coppia di tecnici, voluta dal giovane presidente Mario Russo, che per allestire la rosa ha chiamato due ex calciatori del Grifo, Paolo Scampamorte ed Alessio D'Ottavi, i quali, senza pensarci troppo, come prima mossa hanno deciso di affidare la panchina al duo D'Ambrosio-Russo.
dall'Oglio. Ieri nella sede di Viale Castelnuovo la firma che li lega al club Granata e come chioccia del gruppo Pier Giulio Litterio, 365 gettoni, 11 gol in maglia Granata. Altro elemento su cui si punta tantissimo, il ritrovato under Basilio Antonelli, che qui vedete con D'Ottavio, con Scampamorte e con il professore Sica, ex giovanili della Roma, e poi a difesa dei pali Francesco Maggi. Il resto è tutto da scoprire e lo scopriremo nei prossimi giorni. Lasciamo il calcio, occupiamoci di pallacanestro, di basket. Sarà una delle menti della Magnolia che verrà, parliamo di Anna Togliani, playmaker delle rossoblù, intervistata da Francesco Presutti, sentite. Benvenuta ad Anna Togliani. E Anna, insomma, vieni da Broni, scuola Venezia. Sì, diciamo che ho fatto 6 anni a Venezia, tra giovanili, quindi sono andata là 15 anni. Ho fatto un anno senior e poi sì, è iniziata la mia esperienza a Broni e ho fatto gli ultimi 3 anni là. Sei scesa un po' dal punto di vista della latitudine? Quello sì, molto direi. È la prima esperienza dai centro-sud, però stimolante dai. Dai, poi tu sei di Mantova, che credo sia una città a misura d'uomo, come Campobasso alla fine, no? Sì, allora Campobasso non l'ho ancora vista troppo bene, però pensavo fosse più piccola, in realtà è una bella cittadina e avrò modo di scoprirla, ecco. Sei la seconda giocatrice che dice così, forse ti avevano detto è un piccolo paesotto, sì. Invece poi dai, è un capoluogo di regione con un bel palazzetto messo a nuovo. Bellissimo, ci avevo giocato qua l'anno scorso in campionato e ho visto che è cambiato qualcosa, ci sono delle cose in più, poi è bellissimo perché è seguita tanto qua la squadra, quindi non lo so, mette più stimolante. Sai che questa società a 5 anni dalla nascita e al secondo anno consecutivo in A1 ha tante ambizioni, quest'anno ci saranno anche i preliminari di Eurocup e ha uno sponsor importantissimo, no? La Molisana, che è davvero conosciuto in tutto il mondo. Assolutamente sì, infatti è spronante, molto spronante questo. E niente, come ogni squadra ha i propri obiettivi, cercheremo di rispettarli il più possibile e se possibile anche alzare l'asticella, no? E quindi domani iniziamo e poi sarà un lungo viaggio e vedremo alla fine come andrà. Anna, un'ultima cosa, cosa vuoi dire a chi ci ascolta, ai tifosi di questa Magnolia che potranno tornare finalmente, anche se con una percentuale per ora al 35%, a vedere insomma le proprie beniamine calcare il parquet? Allora, intanto speriamo di vederli nuovamente numerosi il prima possibile. E poi vi assicuriamo sicuramente divertimento, perché su questo parquet non daremo vita facile a nessuno e daremo il 1000 per 1000 ognuna di se stessa. E poi venite in tanti, sosteneteci, sarà ripagato tutto. Chiudiamo con i motori, è tutto pronto per l'edizione 2021 del Rally del Molise, che dalle 13 sta vedendo gli equipaggi sfidarsi lungo quelle che saranno le 8 prove speciali del programma, 3 Busso e Bosco Macera e 2 Castelpetroso. C'è attesa per capire se Giuseppe Testa proseguirà nella scia di 5 affermazioni consecutive che hanno contraddistinto le ultime edizioni, oppure se qualcuno dei competitor scalzerà il driver di Cercemaggiore, figlio d'arte. C'è molta attesa, dunque questa attesa resterà tale fino a notte fonda, perché l'arrivo del primo equipaggio è programmato a mezzanotte con l'ufficializzazione delle classifiche per l'una, quando ci sarà spazio anche per la cerimonia di premiazione. Intanto vedete uno dei bolidi che correrà tra le strade del Molise. Bene, è davvero tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.